grazie dell'ospitalità. Mi sentite? Vedete tutto? Tutto a posto? Vedete anche la presentazione? Hai già condiviso il disattivo. Ok, grazie. Grazie a voi. Beh, diciamo che oggi è un piccolo viaggio su quello che è l'oscilloscopio. Vedete in questa foto il primo modello di oscilloscopio. Sapete, bisogna partire da lì, nel senso che come Hewlett e Packard nel garage, questi due signori hanno inventato l'oscilloscopio per vari motivi. Sapete chi sono? Ok, stiamo parlando degli anni 50, ok? Questi due signori sono Jack Murdoch e Howard Volume e sono i fondatori di Tektronix. Quindi quell'oscilloscopio che vedete lì è l'oscilloscopio che per la prima volta entrambi hanno progettato nel garage in Oregon, a Beaverton. Ok? Beh, facciamo un'interattiva, se no, vabbè, siete in tanti, però non voglio tediarvi. Che cos'è un oscilloscopio secondo voi? Liberi, eh? Il prof. Michele Nord si tappa le Ok, spengo anche il mio audio. Non ascolto, giuro. dai, che se no non hai pesa. Sì, potete anche parlare, cioè, è più semplice. Ok? Sì, bravi. Segnale elettrico, visualizzazione del tempo e quindi, beh, questo è fondamentale. Ok, tensione del tempo, corretto, corretto. Diciamo che la cosa più importante è che converte praticamente tutte in segnali elettrici tutto quello che si vuole, nel senso che se io ho un sensore di pressione e lo converto in un segnale elettrico, lo posso vedere sullo schermo. Avete detto giustamente che l'oscilloscopio fa un grafico nel dominio del tempo in due dimensioni, tensione e tempo. Ed è usato soprattutto da tutti quelli che vogliono verificare i loro progetti nel campo, diciamo, industriale. E diciamo che è il primo strumento che serve per vedere nei laboratori di fisica o di elettronica gli esperimenti che io posso mettere in campo. Fermatemi pure se non capite, non facciamo a. Non ne facciamo in fondo, che se no dopo non capisci. Altre cose importanti, perché spesse volte sentirete parlare di alcuni acronimi che spesse volte non sono chiari. Sentirete parlare di DSO molto spesso, quindi oscilloscopi digitali a memoria, ART, analog real time, sono oscilloscopi quelli a fosforo. Per quelli come me se lo ricordano, per voi purtroppo e per fortuna non è questa cosa. Ed erano soprattutto cattodo-ray oscilloscopi proprio a CRO, quelli a tubo raggi catodici. Ultimo, ma non ultimo, nel senso che questo è l'ultimo ritrovato, diciamo, nel tempo, è che molti usano gli oscilloscopi digitali anche nel dominio, diciamo, in un dominio misto, nel senso che posso usare e vedere alcuni canali di acquisizione digitali e alcuni canali di acquisizione analogici. Quindi, tensionalmente, DSO, ART, CRO, MSO, perché sono degli acronimi che spesso sentirete
nominare. Ok, facciamo un piccolo sondaggio. Ci sono fondamentalmente alcuni punti da essere presenti quando scelgo uno oscilloscopio. Ammettiamo che qualcuno vi dica devi acquistare un oscilloscopio, devi cercare un oscilloscopio. Voi cosa fate in bello? Dove andate? Da amico, parente? Guardate dei meme, non so. Cosa fate? Qual è la prima azione che vi viene in mente? Dovete cercare sito produttore, ok. Catalogo, sì. Io intendevo YouTube, ok, YouTube, ok. No, intendevo proprio le caratteristiche, cioè è ovvio che se vado su un produttore, se conosco un produttore, vado, cerco, catalogo, YouTube, datasheet, va bene, datasheet. Io intendevo le caratteristiche tecniche, nel senso, vado lì. Va bene, ma cosa cerco? Cioè, quali sono le caratteristiche tecniche che cerco? Che possono essere varie. Mi spiego? Massima frequenza di campione, sample rate. Ok, questa è una. Poi, stiamo parlando di oscilloscopio. Dipende da se hai da usare. Ok, chiaro. Quindi, numero di bit di compressione, tipo di segnale acquisire, numero di canali. Grazie, questa era una cosa interessante. Quindi, canali, sample rate, tipo di segnale, manca che... Ok, memoria. Ok, quindi quello che io vado a vedere di solito è, l'avete detto, quasi tutti, banda, sample rate, profondità di memoria, numero di canali, waveform update. Interfaccia. Questo diciamo sono bagno specchio, nel senso che in mente quello che mi serve per vedere quello che è. Vedete che c'è un capitolo che molti tralasciano, ma si chiama Waveform Updater. Cosa può essere scritto? Stiamo parlando di un oscilloscopio a memoria digitale. La parola è numero di forme, ok, velocità del referire schermo, ok. Quindi che è una cosa che io non cerco di solito, nel senso che io banda, avete detto, banda, sample rate, numero di canali, memoria, ma waveform update rate è una cosa che c'è da tenere conto quando vado a cercare di capire un oscilloscopio. Altre cose importanti sono i trigger. Ah, trigger cosa vuol dire? Voi che siete quasi lingua madre? Io sono un baby boomer, questo lo so. Grilletto, perfetto. Grilletto significa che i due signori che avete visto all'inizio, quando hanno inventato l'oscilloscopio, non ce l'avevano trigger. Nel senso che non l'avevano ancora inventato. Immaginate di tenere ferma la forma d'onda senza avere il trigger. Ok. Però dopo l'hanno inventata sempre loro. Applicazioni di basse reali, di solito molti usano RS-232 e USD o cose del genere. L'oscilloscopio, essendo a memoria, un passo in avanti che io faccio anche misure e analisi. Quindi io quello che io vado a vedere lo memorizzo, lo analizzo. Qualcuno di voi ha detto LabVIEW, quindi anche Connectivity Documentation, quindi tutto quello che io vado a misurare poi lo condivido, cose di questo genere, ma ultimo, ma non ultimo, il probing, cioè le sonde. Ok? Quindi piano piano li vedremo tutti uno a uno, però questi sono i punti fondamentali su come scegliere un oscilloscopio. Quello che vedete qua è l'oscilloscopio del DSO, ok? A blocchi. E quello che accade è che vedete che quelli, non so se vedete i colori, ma quelli in giallo, ok, sono specifici per canale, quindi ogni canale ha l'attenuatore, l'amplificatore, il conduttore 8 bit, la memoria, il trigger. Invece i blocchi, quelli blu, sono quelli di sistema, quindi
la base tempi, il display, la CPU. Quindi è quello che si nota, che il processo, diciamo, dal BMC d'ingresso fino al display e alla visualizzazione sull'oscilloscopio è un processo seriale. Mi dicono veramente perché ci tornerà utile questa esposizione, perché è un processo seriale e si capiscono molte cose, quello che accade. Quindi questo è un qualsiasi oscilloscopio digitale, lo schema blocco. Quindi generatore, applicatore, 8 bit ADC, molti usano anche altri 8 bit, questo diciamo quello più semplice. Okay? Prima regola, rullottando. La prima regola dice che se io voglio selezionare un oscilloscopio, devo avere almeno 5 volte la banda a disposizione del segnale più veloce di clock. Secondo voi perché 5 volte? Un 100 mega di clock, uso un oscilloscopio 5 5 mega. Vedete nel frequency domain, time domain, la risposta è anche questa. Tempo di assestamento, no. Quello che accade è che se devo, allora, una forma d'onda a 100 MHz di tipo quadrato è lo, allora, Fourier ci insegna che lo sviluppo in serie, la fondamentale, o quello che vedete sopra. Anti aliasing no, non serve perché io vado a vedere, a catturare la quinta armonica del segnale per avere una forma d'onda visualizzata in maniera corretta. Spiego meglio. Se io 100 MHz di clock, se vedo la quinta armonica sono 500 MHz. Quindi se io ovviamente più ne ho meglio è, ok? Nel senso che vado fino alla cinquantesima armonica va bene, però quello che accade è che se io catturo, sono sicuro di catturare la quinta armonica del segnale con la quadra, sicuramente la ricostruzione è molto fedele, eh? Poi vedremo anche l'accuratezza. E questo lo vedete in maniera grafica, proprio fisica. Quello che vedete è un segnale a 100 MHz di clock, quello a sinistra è il responso. Se uso un oscilloscopio da 100 MHz, quindi ho una forma d'onda sinusoidale perché vedo la prima armonica, tutta lì. Quando uso un segnale, un oscilloscopio da 500 MHz di banda con un segnale a 100 MHz, è evidente che lo ricostruisco molto meglio, quindi è molto più fedele, vedete in maniera chiara. Quindi bisogna essere attenti osservatori, come avete detto, sul tipo di segnale che vado a vedere, a campionare, a visualizzare, a misurare. Quindi questa è la regola rullottana, la regola che dice 100 MHz di clock, almeno un oscilloscopio 500 MHz. E questo è un altro problema, nel senso che questo è la larghezza di banda. Quindi se io ho un oscilloscopio da 100 MHz, dove sono posizionato su questa curva in frequenza? Cioè dico, il mio oscilloscopio vale 100 MHz di banda passante. Dove sono su questa curva? A che livello? Verso 0,1, verso l'1, verso 3%, giusto per avere un'idea. Abbiamo presente che l'oscilloscopio è uno strumento di misura, eh? Ok? Diciamo che 100 MHz è meno 3 dB, il che vuol dire che l'errore che io compio a 100 MHz è del 30%. Quindi, se io misuro un segnale da 100 MHz sinusoidale con un oscilloscopio da 100 MHz, commetto un errore del 30%. Può andare bene, può non andare bene. Questo è la realtà che
che facciamo. Ovviamente, se io voglio tenere un errore verticale intorno al 3%, devo risalire la curva indietro, quindi devo avere delle bande passanti più elevate. Ok? E questo è come io calcolo la banda passante che io, cui ho bisogno. Devo determinare il segnale più veloce, determinare la più alta frequenza del contenuto e dopodiché, in base all'accuratezza la risposta, io posso calcolare la banda. Vedete, se io voglio una risposta gaussiana e avere un'accuratezza del 3%, la banda passante deve essere 1,9 della frequenza di ginocchio, cioè quando scende. Quindi anche qua, attenti osservatori, quando io faccio delle misure e non mi tornano le misure, e stiamo parlando solo di oscilloscopio senza sonde, pensiamo qual è il segnale che vado a misurare, l'avete detto bene voi, la più alta frequenza e il tipo di risposta che io mi aspetto è l'accuratezza. Quindi, quando succederà che magari andate a fare delle misure nel mondo industriale, comunque fuori dalla parte education, succederà che se il vostro capo vi chiede, ma abbiamo bisogno di oscilloscopio. L'avete detto bene voi. Il segnale, sceglilo, ok. Attenzione per questo genere di cose, perché sbagliare la banda passante di un oscilloscopio spesse volte vuol dire fare misure con errori. E poi quando ci sono gli errori dopo è un problema, nel senso che è difficile ritornare dal capo e dirgli, senti, scusa, ho sbagliato un attimo la banda passante. E questo non è un buon segno. Posto domande? Ok. Altro esempio proprio pratico. Devo misurare sul device under test un segnale di nanosecondo dal 10 e il 90%. Ok? Quindi, nanosecondo, 1 per 10 alla meno 9. Se voglio la frequenza di ginocchio è 500 MHz, se voglio il 3% l'accuratezza, devo andare a avere un oscilloscopio 950 MHz, 10% l'accuratezza, 650, 20% 500 MHz. Quindi capite bene che avere il 20% di errore con l'accuratezza non è una cosa molto simpatica, anche perché spesse volte questo comporta il fatto che faccio degli errori molto gravi, quindi dopo il mio device non va, possono esserci dei problemi. Passiamo a parte 2, l'avete detto anche voi, sample rate, frequenza di campionamento. E qui ci sono due teorie, ok? È il professor Smart che dice che Nyquist ha sicuramente ragione, che dice, vabbè, se io ho il campionamento, il sample rate, e due volte la banda dell'oscilloscopio, sto tranquillo. Questo è il professor Smart. Il professor Wise non crede tanto in Nyquist e dice, se ho 10, da 10 a 20 volte la banda dell'oscilloscopio come frequenza di sample rate, sto sicuro. In realtà, lo dice bene l'ultimo pezzo, la verità sta spesso in mezzo, quindi devo dirci questa cosa. Beh, avete in mente Nyquist? Sì? L'avete? Maria? Ok. Beh, in teoria di Nyquist dice che se io uso la frequenza di campionamento due volte la frequenza massima che vado a misurare, poi sono abbastanza sicuro di vedere quello che mi. Poi vado a ricostruire un segnale senza aliasing. Bene.
Questa è la teoria di Nyquist, che ovviamente la citiamo, però come diceva il secondo dice una cosa diversa, che è questa. Allora, 100 MHz di clock, quindi rise time 500 MHz, e vedete le tre figure, ok? Campionato con 1 gigasample al secondo, quindi rispettando Nyquist, campionando con 2 gigasample al secondo, aumentando un po', diciamo, il campionamento, e l'ultima è 4 gigasample al secondo. Quindi sono riuscito ad avere una frequenza di campionamento molto superiore al segnale che vado a misurare, e vedete che queste tre videate, questi tre segnali, e lo stesso segnale è uguale, è lo stesso, si comportano in maniera estremamente diversa. Anche perché poi, se voi fate la misura di un nanosecondo, vedete che almeno con 2 gigasample la misura torna. 2 gigasample, 4 gigasample, la misura resta misurata, è comunque un nanosecondo. Quindi diciamo che ci sta. Terzo capitolo, che avete nominato anche voi, è la profondità di memoria. Quello che accade qui è una cosa molto semplice. Più memoria ho, più tempo posso avere sullo schermo, usando il massimo strutturale. Però, come dice giustamente la Tuai, più memoria uso, più costo ho, più l'oscilloscopio diventa poco veloce, e aggiungo complessità. Lo vedete qua, cioè più memoria ho, è ovvio, più osservo lo schermo, più osservo il fenomeno, però può succedere che poi ci metto del tempo a vedere quello che accade e analizzare queste cose. E allora, come faccio a calcolare la memoria che mi serve? Beh, diciamo che posso determinare il sample rate massimo usando i due parametri di prima, cioè la banda e quanti campioni ho bisogno. Fase 2, lo step 2 è quanto tempo devo vedere, secondi, eccetera, eccetera. Quindi, avendo sample rate, avendo la velocità di campionamento, avendo il segnale che devo misurare, posso decidere quanta memoria ho bisogno. In poche parole, la lunghezza di memoria è il sample rate per il tempo. E che vuol dire però che non è che ho memorie infinite, non ho sample rate infiniti, non ho tempo infinito. E questo permette una cosa molto semplice, che devo avere delle limitazioni. Facciamo un esempio matematico proprio semplice. Devo misurare 1 millisecondo di scoria, okay, a 2 gigasample al secondo. Ok, quindi sample rate 2 gigasample, 1 millisecondo di frequenza, diciamo, di tempo di osservazione, e quindi ho bisogno 2 megapoints di memoria. Ok, questo è un caso semplice. Se io comincio a alzare sample rate e il tempo di osservazione, capite che le memorie cominciano a diventare importanti. La memoria costa, non è finita, e cose di questo tipo. Allora, quello che accade è che se io uso la memoria tradizionale per acquisire il mio segnale, ovviamente il tempo. Per un certo periodo di tempo io osservo e metto in memoria. E ovviamente però ho un certo tempo di riarmo, trigger, acquisizione, eccetera, eccetera, e quindi per un certo periodo di tempo io sono cieco, nel senso che non sto sul segnale, non sto campionando e cose di questo genere. E allora qualcuno si è inventato qualcosa, che è questo. La memoria è segmentata. Avete mai sentito parlare di questo genere di memoria? Io no. No, ok. Qual è il concetto?
Il concetto è che la mia memoria la segmento, cioè la taglio a pezzi, ok? E quello che accade è che, mantenendo sempre la stessa frequenza di compilamento, okay, che avevo prima, anziché prendere 2 mega di memoria in toto, faccio 1000 segmenti, ok? Comanda il trigger, quindi ogni colpo di trigger che ho impostato mette in un segmento di memoria fino ad arrivare a 1000. E quello che accade è che, vi ricordate, i 400 microsecondi di prima per 1000 vuol dire che ho preso come memoria equivalente 400 millisecondi con frequenza di campionamento a 5 giga. Quindi questo mi aiuta molto per ottimizzare la memoria. Quasi tutti gli oscilloscopi ce l'hanno, memoria segmentata. Questo serve per mettere in memoria e ottimizzare la memoria ogni colpo di trigger. Quindi in questa maniera 1000 segmenti, ok, li vedo in, ho 400 millisecondi di storia, però come lo specchio per me sono chiaro. Ho il timestamp, cioè ho quando accade l'evento 1, 2, 3, quindi poi quando poi vado a fare le mie analisi ho il segnale sicuramente corretto, ho lunghezze di memoria gestibili e ho anche tempi di osservazione molto più lunghi. Se il segnale ovviamente si muove poco. Ok, Michele, Bocco, non è che si moltiplica, io ottimizzo la mia memoria, nel senso, la faccio a fette. Quando arriva il colpo di trigger, divido la mia memoria in 1000 segmenti, colpo di trigger, segmento 1, poi può passare del tempo. Secondo colpo di trigger, segmento 2. Terzo colpo di trigger, segmento 3, e quindi finché filo in 1000 segmenti. Quello che accade è molto semplice. Se non ho il mio trigger, non fila tutti gli eventi, cioè non mette in memoria quella segmentata, il pezzo segmentato, i miei campioni, posso stare anche dei giorni, perché finché non finisce di avere in 1000 segmenti secondo il colpo di trigger, lui non finisce la posizione. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che ho 1000 segmenti, un tempo di osservazione che prima era 400 microsecondi, adesso è 400 millisecondi. Con sample rate molto elevato. Spiegato? Ok? E come fare a fetta la memoria? Però la fetta sai quando avviene, comanda trigger e la memoria te la vai a rivedere. Perché è un strumento totale, quindi la memoria ce l'ho però. L'avete detto prima, numero di canali. Numero di canali, la cosa è molto semplice. Vi ricordate la definizione di DSO? DSO hanno 2 o 4 canali, mediamente, di solito, quasi tutti gli oscilloscopi. Ci sono ormai molti modelli di oscilloscopi con più di 4 canali, ma diciamo che vengono usati in maniera molto particolare. Costano anche parecchi soldi, fare 4 canali con tanta memoria e 8, 10, 12 bit o 16 bit di risoluzione è hardware, quindi il costo c'è, ovviamente sono applicazioni per tutti i modelli e soprattutto in questo momento che la parte digitale è molto sentita, i 4 canali simultanei analogici, ok, diciamo che non hanno, sono un po' limitativi. E quindi qualcuno si è inventato i mixer, quello che ci eravamo detti prima, si lo scopre i segnali misti. Cosa fa i segnali misti? Beh, i segnali misti fanno una cosa molto semplice. Alcuni aggiungono 8, alcuni aggiungono 16, canali digitali, cioè 0 e 1, ok? Canali digitali 0 e 1, che io in perfetta sincronizzazione con quelli analogici, io metto in sopra, faccio 2 canali analogici e 8 digitali, ok? Posso decidere di usarli per bus paralleli, ok? O altre cose di questo genere. Posso decidere di triggerare l'analogico rispetto al digitale
e viceversa. Quindi quando c'è l'elemento digitale, triangolo analogico, e quando c'è analogico, triangolo digitale. L'esempio è di solito parte un motore, vai a vedere l'azionamento digitale che l'ha fatto partire. Quindi il fatto di avere molti canali digitali aiuta anche il mondo analogico a vedere quello che succede. E questa è una specifica che nessuno di voi ha nominato. Ma diciamo una cosa, quello che è, l'avete visto, ve lo ricordate che è tutto un processo seriale, ok? Quindi il tempo di cattura, cioè quante forme d'onda al secondo metto sullo schermo, è molto semplice, è definito dal tempo di sweepata o tempo di acquisizione, diviso il tempo di acquisizione più il tempo di ritorno, cioè che il sistema torna indietro, si riarma, riazzera la memoria. Lo capite bene, cosa può accadere se io non sono sull'acquisizione, ma sto rimettendo a posto il mio sistema, sto riarmando il trigger, sto pulendo il display, eccetera, eccetera. Cosa può succedere? Beh, perdo il pezzo di segnale, perdo il segnale, corretto. Quindi, quando la prossima volta andate a cercare le caratteristiche dell'oscilloscopio, parte la banda, la core rate, numero di canali, eccetera, eccetera, io darei anche un occhio sull'update rate delle forme d'onda. Perché? Perché quello che accade è una cosa molto semplice. Se io ho un oscilloscopio che mi fa vedere molte forme d'onda al secondo, ho come vantaggio che sullo schermo, e lo vedete due esempi di segnali magari non così come dire, lineari e puliti, quando ho la possibilità di avere molte waveform al secondo sullo schermo, la cosa che accade è che vado a vedere delle cose che non posso catturare se non ho questo waveform update rate. Diciamo che più cose vado a vedere ed è qua fondamentalmente. Se ho un update rate che diciamo nella parte nera, quello sopra, nella parte nera, nell'altra parte nera, se ho un tempo di, come dire, molto, molto lungo di tempo morto, di dead time, e ovviamente lo vedete, quelli segnati con la crocetta rossa, che sotto vedo, sopra non li vedo. Quindi se ho un dead time molto, molto basso, cioè se ho un molto update rate molto elevato, vado a vedere delle cose che magari non vedono. Di solito tutti fanno una obiezione a questa cosa, che dicono, beh, il mio oscilloscopio non ha molto update rate. Io lo metto in persistenza infinita sul segnale che ho e prima o poi lo becchi. Ok? Secondo voi qual è il tempo di cattura di un buon oscilloscopio digitale con un update rate normale? Diciamo 50, 100 waveform al secondo. Quant'è? Più o meno, eh? Anche in infinita, sì. È un euro. In percentuale. Quanto per cento? Di più? Di meno? 30%. Mario ha detto, Mario Bertelli ha detto 30%. Meno. Segnale normale, segnale normale. Telescopio digitale buono di qualsiasi marca. 10% Gianluca Giornale? No. Sotto il 10%. Allora, 1%, bravo Jacopo, è circa l'1%, cioè
Quindi, quando un buonissimo oscilloscopio digitale, che hanno un waveform nel terreno normale, senza avere una dip rate veloce, sto parlando di sopra 100.000 waveform al secondo sullo schermo, io ho la probabilità di cattura dell'1%. Meditate, gente, meditate, diceva qualcuno, nel senso che spesse volte non vedo i segnali perché proprio non ci sto. E un esempio classico è questo qua, che è lo stesso segnale con update rate basso, non vedo glitch e quell'altro lo vedo. Quindi, quinta caratteristica fondamentale dell'update rate. Quindi, se ho un update rate importante, poi sicuramente ho più probabilità, non è sicuramente, ho più probabilità di vedere glitch o cose di questo tipo. Ovviamente 100.000 di solito è un numero importante, sopra 100.000 più ce n'è meglio, cosa giusta. Allora, questo è un esempio di un ASIC proprietario. Allora, tutti, qualcuno ha detto prima di voi, vado sul catalogo dei costruttori, tutti i costruttori usano la stessa architettura. Cosa vuol dire? Vuol dire che usano degli ASIC, dei chip dedicati, per ogni canale, per avere il maggior numero possibile di waveform al secondo sullo schermo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ASIC per ogni canale che vedete lì ottimizza sample rate, time base, memoria, affinché hai un microsecondo di rearming time. Un microsecondo, se la teoria non è finale, se non è sbagliata, vuol dire che io ho 1 milione di forme d'onda di rearming sullo schermo. Questo cosa significa? Che l'architettura, quasi tutti i moderni oscilloscopi digitali che hanno un update rate elevato, la CPU, cioè quello che prima era coinvolto in maniera pesante nel display, cose di questo genere, viene usata per funzioni non critiche, matematica, cose di questo genere. Quindi la waveform update rate di 1 milione di forme d'onda sullo schermo mi permette veramente di avere lo stesso tempo di riarmo del vecchio oscilloscopio analogico, con i vantaggi ovviamente del digitale, poi dopo metto via segnali, ci faccio la mia posizione, però tutti i costruttori di un certo livello hanno la propria fabbrica di chip, ASIC o quello che è, per ogni canale mettono questo ASIC e in questa maniera riescono ad avere un impatto molto forte sulla date rate, e ovviamente il fatto di avere dei chip proprietari aiuta molto, nel senso che la competition non c'è, nel senso che è più chi. Chiaro questo fatto del date rate dell'ASIC? Punto 6, il trigger. L'esempio che mi piace fare sempre è questo, che in pratica il trigger, il trigger è come il photo finish di una corsa di cavalli, nel senso che quando arrivano molti cavalli, anche il ciclismo va bene, devo stabilire chi vince, stabilisce chi vince, la cosa è molto semplice. Quello che stabilisce chi vince è il trigger al momento, cioè il grilletto, la foto al momento della parte finale. Però questo implica il fatto che io col trigger posso scattare una foto in quel momento. La cosa più importante è la foto in quel momento, è importante per carità. Però in questa maniera è avere un trigger più, come dire, più avanzato di questo genere può dare dei vantaggi. Quello che accade è che quello normale, questo è quello basico, in pratica la retta tratteggiata rossa è il punto di trigger, è il livello di trigger.
E ovviamente nel primo caso sta in alto, non si incrementa, in quello in mezzo metto il fronte di salita a 0, quindi trigger sta a 0, nell'altro lo metto 7,85. Quindi a seconda di dove metto il trigger, ovviamente posso vedere delle cose diverse sulla stessa frontone. Quindi avere un trigger, questo è il trigger base, che è l'oscilloscopio. Dopodiché ci sono anche altre possibilità, li vedete qua, posso anche misurare il trigger sugli oscilloscopi di un certo livello, in questo caso c'è un rant, quello a sinistra, in cui il segnale va su, ma a un certo punto si siede, no? Vedete c'è quella gombettina. Moderni oscilloscopi hanno la possibilità di misurare anche l'impulso sulla bobina, non solamente sul livello, ma anche, lo vedete nella seconda, sul tempo di salita e il tempo di discesa. Nel senso che io vado a misurare il tempo di salita e il tempo di discesa di quel segnale, e l'esempio è che quella a destra, che ho misurato quando il rise time è violato, nel senso che va su in un tempo diverso di come va su in maniera normale. Quindi, il fatto di avere una macchina digitale permette di avere dei trigger più potenti rispetto a una macchina analogica che aveva solamente i trigger sui vertici. Più trigger avanzati ho, più riesco a visualizzare il mio segnale. Quello che dicevamo prima è che avendo questo genere di trigger così avanzati, io posso avere delle specializzazioni su dei bus. I bus che hanno in questo momento hanno quasi tutti. Quadro C, SPI, RS82, TAN, LIN, Quadro 2, eccetera, eccetera. Avete mai avuto a che fare con questi bus? Fondamentalmente lo vedete nella parte centrale, ho quasi tutti i device elettronici hanno tra blocchi funzionali la comunicazione seriale. Può essere qualsiasi cosa, televisori, cellulari, macchine fotografiche, cose di questo genere, anche PC. Quindi quello che serve è capire in questo momento che posso usare l'oscilloscopio, avendo quel genere di trigger avanzato, per misurare tra i vari trigger, tra i vari blocchi, i vari chip, le varie seriali, se tutto è sotto controllo. E questo è l'esempio del CAN bus, in cui nella parte bassa vedete la forma d'onda analogica, quella gialla per capirci. Appena sotto vedete il decoding e sopra è il formato tabellare, vedete, cioè io ho la possibilità di vedere il segnale analogico decodificato in maniera hardware, che è quello del trace, e in maniera software, perché in quella maniera vedo il tempo, chi sta parlando, che è il D, il tipo, il dato, il CRC. Quindi l'uso dell'oscilloscopio è un passo in avanti in questo momento rispetto al vecchio oscilloscopio analogico che voleva tagliare subito sul fronte di salita. Qua si riesce anche a decodificare dei passi arrivati in maniera molto semplice. Quello che altra cosa interessante è che l'oscilloscopio non è più solamente l'oscilloscopio, ma fa delle cose più evolute. A matematica, a cursore, a misure parametriche, e molte volte sull'oscilloscopio vengono anche inglobati degli altri strumenti, il generatore di funzione, frequency counter, il voltmetro, il power supply, posso fare misure di mass testing. Quindi capite bene che la cosa è molto più complessa. L'oscilloscopio diventa, e li vedete alcuni esempi nelle varie videate, non solo l'oscilloscopio, ma diventa lo strumento di misura di analisi. Quindi scegliere correttamente banda passante e altre cose comporta il fatto che io vado a fare delle misure,
nelle analisi c'è, sono segnali molto veri, nel senso non ho tante problematiche relative proprio alla parte A. Se l'audio va bene, se la banda c'è, la memoria c'è, poi tutto quello che ci faccio sopra, matematica, eccetera, eccetera, sicuramente è più accurato. Beh, parlavate prima di LabVIEW e ormai quasi tutti gli oscilloscopi hanno la possibilità di avere connettività USB e LAN. Dopodiché con USB e LAN io i miei dati li porto dove voglio. Quasi tutti ormai hanno anche la chiavetta USB, però quasi tutti, vabbè, nel caso della didattica è molto più semplice, nel senso che la didattica, avendo molte postazioni, chiama in sé il fatto di usare in maniera remota, soprattutto in questo periodo, se è possibile. Dopodiché, quando ho gli applicativi di LabVIEW o MATLAB o qualcosa del genere, io poi l'oscilloscopio diventa nient'altro uno strumento di misura per acquisire. Poi i dati me li gestisco con tutti i vari software che io ho. Lo dicevamo prima, tutta quella trattazione che abbiamo fatto è relativa al fatto che la banda passante a livello di oscilloscopio, senza tenere presente che mediamente nell'oscilloscopio sono contenute e sono attaccate delle sonde. Okay? E qua bisogna fare un discorso a parte, nel senso che l'avete capito che l'oscilloscopio possono attaccare qualsiasi genere di sonda, passiva, attiva singolendo, differenziale, attiva nel senso che è alimentata, differenziale attiva di corrente, di tensione e gli altri accessori. Quindi capite che lo strumento oscilloscopio diventa, come dire, completo quando io lo equipaggio con delle sonde corrette. Mediamente l'oscilloscopio arriva con quattro canali, quattro sonde passive, però spesse volte magari devo misurare corrente, magari devo misurare segnali differenziali o cose di questo genere. Quindi il fatto di avere a disposizione l'oscilloscopio e essere sicuri che la banda passante sia a posto, spesse volte mi porta a dover scegliere la prova giusta. Perché? Perché va bene, arriva con le sue passive, eccetera, eccetera, però teniamo sempre presente che la banda del sistema non è nient'altro che la banda dell'oscilloscopio più la banda del probo. Cosa significa secondo voi questa cosa? Cioè, esatto, bravo Mario. Per capirci, per darci un'idea, se io ho un oscilloscopio da 1 GHz e un probe da 1 GHz, più o meno cosa può essere la banda passante totale? Meno. Un giga di probe, un giga di oscilloscopio. Diciamo che è sotto radice, quindi più o meno viene la roba intorno ai 700. Quindi se ho un oscilloscopio da 1 GHz, una sonda da 1 GHz, messa assieme, la banda passante del sistema è di circa 700 metri, 750, sulla radice, quindi vabbè, quello che è. Però quindi, attenzione, quello che volevo trasmettere è che bisogna essere acuti osservatori. Se io ho un oscilloscopio da 1 GHz, prendo
una sonda da 1 GHz, non è detto che la misura che vado a fare non abbia degli errori di misura proprio intrinseci. Quindi quello che succede di solito è quando io uso un oscilloscopio da 1 GHz, vado a cercare, cerco di avere una sonda da collegare all'oscilloscopio di banda passante più alta, tipo 1,5 GHz, cose di questo genere, in modo che mantengo la banda del sistema intorno al 1 GHz. Questo, parlavamo di banda passante della sonda, però c'è un'altra storia che riguarda il carico della sonda. Spiego meglio. Se io ho una sonda passiva, la vedete lì nella slide a sinistra, 500 mega, 10 mega, quando io attacco una sonda da 2 GHz, da 1 mega e 1 picofarad, capite che la risposta in frequenza è diversa sul carico, spiego meglio. Se io attacco quella da 10 mega, 95 picofarad, metto fisicamente in parallelo 10 picofarad sul mio segnale. Cosa può accadere, spiego? Bravo Mario, corretto. Cambia la frequenza del polo, corretto anche questo. Quindi, oltre a scegliere bene l'oscilloscopio, ok? Bisogna scegliere bene anche la sonda, perché se io cambio la frequenza del polo, aggiungo 10 picofarad quasi al mio punto di misura, potrebbe succedere che il malfunzionamento che vado a vedere, che vado cercando, magari il passo basso lo attenuo o non c'è più. Quindi anche qua, acuti osservatori, oltre alla scelta dell'oscilloscopio, la scelta deve essere quella legata alla mia misura che vado a fare. Ok? Quindi attenzione, oscilloscopio, di quello che ci siamo detti, attenzione anche alla sonda che ci vuole peccato, perché se metto una sonda a 500 mega da 95 picofarad su un segnale, potrei fare un filtro passo a basso, un segnale che vado a vedere e lo sono perso. Ok? Bene. Domande? Adesso cambio la mia webcam, vediamo se. Allora, vedete lo scenoscopio? Aspetta, aspetta che devo rispondere. Puoi ripetere la domanda, Mario? O chi ha fatto la domanda? Sì, c'è una formula, no, c'è una formula matematica, c'è una formula matematica che dice la lunghezza, c'è una formula matematica che dice, avendo la banda passante della sonda, avendo la banda dell'oscilloscopio, vado a vedere quello che può succedere. Ma ci misuro proprio fisicamente. L'oscilloscopio, vedete? Vediamo, vediamo. Ok. Allora, forse vedete un po' poco una cosa, però questo è un segnale. Questo è un segnale d'onda quadra. Ok? Sì, arrivo,
Parlavo prima di memoria e cose di questo genere. Allora, questo è un segnale quadro da qualche kilohertz, ok? Ok. Allora, diciamo prima una cosa molto importante. Io se vado nel menu di acquisizione, ho la possibilità di cambiare la memoria, ok? Ma se voi non avete niente, fidatevi, ma metto un K. Ovviamente se metto un K e scendo di base tempi, ok, sto usando 1000 punti. Meglio? Ok, grazie Mario. Quello che accade qui sopra sta visualizzando. Allora, ho 1000 punti e 500 kilosample, che la teoria dice potrebbe essere più che sufficiente, ok? Per vedere un segnale da un kilohertz, ok? In realtà no, perché se io in questo momento metto memoria, metto magari 10k, cambia anche la base tempi, metto un mega, va diverso. Metto 25 mega e va diverso. Quindi capite che in questo momento sto visionando il segnale con 25 mega di memoria, ok? E la possibilità di avere 8 giga sample, 25 mega, sono abbastanza sicuro che la cosa sia fattibile. E forse la cosa più cosa più difficile, non ho capito, dite quindi sample rate e memoria sono strettamente legate anche al segnale che vado a vedere. La cosa che spesso accade è che quello che succede, una cosa molto semplice, è che io vado anche a vedere questo qui, invece è andato a segnare, ok, sto campionando il segnale con 25 megapoints e lo vedete? Sì. Mi sembra un segnale, se vogliamo spostarlo un po', okay, sembra un segnale normale. Questa macchina ha la possibilità di vedere fino a 500.000 forme d'onda al secondo. E cosa cambia? Ecco, cambia una cosa molto semplice, che esiste la manopola dell'intensity, se aumento la velocità della manopola dell'intensity, ottengo, ah, scusate, lo vedete quel segnale che ogni tanto c'è? Se io abbasso la base tempi, quindi torno ad avere qualcosa tipo, in questo caso, 1000 forme d'onda al secondo sullo schermo, lo vedete che ancora ogni tanto c'è?
è ovvio che io, se non ho la forma d'onda, se non alzo l'intensity e non alzo il numero di forme d'onda al secondo sullo schermo, io, vedete che è molto più frequente, ok? Quindi l'update rate, cioè il numero di forme d'onda al secondo sullo schermo, è fondamentale poi per poter vedere, mantenendo, se avete visto, lo stesso sample rate e lo stesso numero di punti, ok? Avendo questa cosa, io posso decidere di visualizzare o no il mio malfunzionamento, ok? Però quello che accade è una cosa molto semplice: avendo quasi 500.000 forme d'onda al secondo sullo schermo, io ho la possibilità, niente che fare con la base tempi, niente che fare con la memoria, niente che fare con il sample rate, ma riesco a vedere un sacco di magari anomalie che non avrei visto in maniera normale. Ok? Adesso passiamo anche a un'altra piccola parte che riguarda i bus seriali che abbiamo visto in maniera così. Adesso facciamo default. Ok, mettiamo un quadrocino, c'è una piccola board, diciamo, auto. Mettiamo canale 2, e di quadrocino è composto da clock e dato, quindi abbastanza semplice. Ok. Allora, auto. Ok. Clock e dato. Ok. Allora, sembra, e vedete che ci sono dei dati che scorrono. Ok. Quello che accade di solito è che io vado, c'è la manopola decode, ok? Decode, non si vede, ma c'è, decode. Nel decode io qui vedo parallelo, in questo caso nel quadro C, lo seleziono, ok? Vi faccio vedere il bus, questi sono tutti i segnali che passano, dopodiché posso vedere l'event table. Ok, allora ovviamente più memoria metto, più segnali ci saranno, vedete? Quindi ho tre domini, il dominio delle, diciamo, tabellare, il decoding e i due segnali sopra, ok? Dopodiché però in questo momento non sto triggerando, io sto solamente decodificando, quindi decodifico quello che passa sul bus. C'è il passo in avanti e che io vado nel menu di trigger e vado a vedere, in questo caso vado giù, lo trovo, sto vedendo il quadro C, ok? Il quadro C, e in questo caso io posso triggerare sullo start, sullo stop, stop, per esempio, posso fare anche la singola acquisizione. Lui mi ha acquisito tutti i dati rispetto allo start e allo stop. Non mi viene da pensare nient'altro. Possiamo fare una cosa, forse puoi darmi, vediamo se va.
Allora, lo vedete? Sì, adesso è arrivato. Ok, questo è un esempio di comando, per esempio, auto. Questo è un software proprietario che si collega con l'oscilloscopio e quindi permette di fare le stesse cose, lo vedete, c'è online, measurement, eccetera, eccetera, quindi mi permette di fare le stesse cose che sono sull'oscilloscopio, su quello che in questo momento sto facendo dall'altra parte, quindi la connettività, capite che è una cosa molto importante. Direi che non vorrei tediarvi ulteriormente perché abbiamo un po' di tempo per domande e per curiosità. Se vuoi intervenire Michele, non è un problema. Io intanto riattacco qua, anche se mi viaggio non è perfetto. Beh, se siamo arrivati verso la conclusione, come prima di cosa, almeno ringraziamo l'ingegner Sacchettini che è venuto, si è prestato a questa connessione online per noi, questa volta l'ho seguita anch'io, l'ho detto, quindi mentre facevo altre cose al PC, e quindi vuol dire che effettivamente almeno avete visto cose in più rispetto a quello che vi ho raccontato io. Dirette, eccetera. Qui vediamo, scusate, c'è qualche domanda ancora. Dice qua Sì, di dal momento che noi stiamo campionando, ho un bordino con dei segnali, ok? Sì, no, mi ero preparato. Allora, c'è un bordino che serve segnali quando ci espirare e anomalie, cose del genere, giusto per farla più facile, se no diventa difficile poi trasmettere. mi chiedono se possiamo condividere il PDF della tua presentazione, direi. Io questo Assolutamente sì. PDF ce l'ho ancora, quindi Te lo mando, poi dopo lo lo condividi. aspetto, così non lo metto direttamente su Git come un file, così Sì. per tutti rimane Sì, connesso. tanto è secondo me è troppo, quindi ci sta. Adesso il tuo audio è andato un po', sta saltando un pochettino, non so se il cambio di connessione. Grazie a un minimo. Approfitto, poi vi lascio andare, perché una volta che finiamo 10 minuti prima non lo prendete. Beh, intanto, diciamo, applauso virtuale al signor Luigi Tocchintini, perché dal vivo la fare di più, ma così è un po' più difficile. Vedo che arriva qualche applauso che mi passa sullo schermo, che stanno... Non sapevo neanche se potesse fare, dai. Sì, bene, bene. Ecco, ovviamente io mi sono perso, visto che siamo chiamati da un altro ufficio, gli avete chiesto quanto costa l'oscilloscopio? Non ho capito la domanda. Ti hanno chiesto quanto costa l'oscilloscopio? Ma lo sanno già, ce l'hanno? Ma ce l'hanno tutti, da lui Ce l'hai ormai. fatto tu? Vabbè, allora ritiro tutto, magari faccio una cosa, metto le impostazioni, che per me così poi mi sentite meglio, il microfono. Sono passato a questo che dovrebbe sentirsi meglio. Allora, beh,
A questo punto possiamo ringraziare l'ingegner Soffiettini ancora e lo lasciamo andare a mangiare. Io vi tengo ancora qualche minuto per vedere due cose sui laboratori che vi ho mandato mentre c'era lezione, un link per il solito form con qualche data buttata lì in funzione delle possibilità dell'esercitatore. Quindi vedete voi di rispondere in funzione di quando potete, però vi avviso una cosa che volevo farvi notare è che questo laboratorio lo faccio doppio, perché faremo sia un laboratorio in presenza dedicato all'usare gli oscilloscopi, sia uno online, perché per chi non può venire, siccome probabilmente saranno tipo 200 persone che potrebbero avere, o anche di più, anche 250. Mi sembrava un po' limitativo dire, vabbè, vi do il video, vedete gli altri che giocano. Sì, vabbè, una noiosità improponibile. Facciamo un altro laboratorio online in cui si rifà la stessa esercitazione, però con strumenti virtuali. Cioè, in LabVIEW c'è l'applicativo oscilloscopio, che voi avete già nel pacchetto delle licenze Poly, quindi non c'è da scaricare nient'altro, credo. Credo, perché non vorrei mai sbagliare, ma mi sembra che fosse già tutto compreso. E facciamo un'altra esercitazione in cui si fa la stessa cosa fatta in diretta con gli oscilloscopi, però giocando con LabVIEW. La differenza è che non avete lo strumento in mano. Però in realtà il generatore di funzioni c'è, quindi si cambia il generatore di funzioni. Le impostazioni dell'oscilloscopio sono copiate pari pari, cioè proprio lo schermo di un Tektronix o lo schermo di un Keysight, uno sceglie quale mettere con le stesse manopole e si può usare allo stesso modo. Io comunque vi ho fatto la richiesta per chi riuscisse a venire in presenza. Mi aspetto di fare un paio di squadre, cioè in totale una sessantina di persone. Se poi siete di più, ne facciamo di più. Ho cominciato a buttare lì qualche data. Però poi, una volta decise le date di quelli in presenza, decidiamo un'altra data, se non addirittura due, se siete troppi, in cui fare il laboratorio, quello online. Attenzione, dicevo due, perché se siete 250 che seguono quello online, forse conviene fare due squadre, perché altrimenti il povero esercitatore che vi segue diventa pazzo. Se i 250 fanno tutti il lavoro e uno non funziona una cosa o un'altra, non si va avanti più. Il PDF, sì, appena me lo manda, lo condivido. Io direi che a questo punto vi confermo che giovedì faremo la prima ora lezione e concludiamo gli analizzatori di spettro, quelli FFT per bassa frequenza, perché poi le altre 2 ore facciamo un seminario più esercitazione che seminario con i colleghi della Rohde & Schwarz, che ci si connettono, come ha fatto adesso Soffientini, con uno strumento analizzatore di spettro, un generatore di funzioni, e vediamo in diretta quello che ho cercato di raccontarvi in teoria, cioè vediamo proprio i segnali dicendo abbiamo un segnale fatto così, come verrebbe, che fondo di rumore ci aspettiamo, che forma ci aspettiamo che abbia. Io provo a disegnarli su carta e poi li vediamo davvero. E così vediamo quanto è diversa la realtà dal disegno che noi andiamo a fare. Ma direi che per oggi mi fermerei, non starei lì a farvi tenervi 10 minuti per andare avanti con le cose. La parte logistica l'ho avvisato, vi chiederei di cercare di fare i form un po' in fretta. Perché una delle date possibili è addirittura, non so se l'ho messo questo venerdì, sì, quindi nel caso decidessimo di farlo questo venerdì, è il caso di deciderlo entro domani. Se ci sarà tanta gente che... Io adesso come adesso ho, sto guardando, 25 risposte, di cui 17 possono venire venerdì prossimo, 15 questo venerdì, non so la somma poi come sia, 13 e 15 i vari lunedì. Mi tengo il lunedì mattina. Come, in che senso? Sarà sempre registrata anche giovedì? Sì, assolutamente. Quindi poi questa la registro, la metto online, idem, quella di giovedì, tutte quelle che facciamo nelle ore di lezione vengono tutte registrate, poi appena Webex mi manda il messaggio io ve la butto subito. Va bene, a questo punto io direi che possiamo chiudere. Anche se alla fine abbiamo 10 minuti in anticipo, non c'è problema, interrompo la registrazione. Auguro una buona giornata a tutti e ricordatevi di compilare il form se intendete venire. Se non intendete venire in presenza, non compilatelo perché non ha senso. Ok, grazie ancora, buona giornata. Arrivederci. Chiudo.